il più meritevole tra i giovani ciclisti, Matteo Busato, ragazzo di poche parole ma di tante pedalate, che ha macinato una lunga gavetta e che ora, finalmente professionista, sta cominciando a farsi notare, tanto che i suoi concittadini di Resana, su iniziativa del tifoso numero uno, Severino Puppato, gli hanno dedicato un fiammante fan club. In un attimo 400 mi piace sulla pagina Facebook, 100 tessere e quasi altrettante t-shirt vendute. La presentazione al Centro Culturale di Resana ha richiamato appassionati di ciclismo, non solo dalla marca trevigiana, ma anche da Padova e Venezia. Questo sport così radicato nel nostro Veneto ha bisogno di figure nuove e positive e Matteo Busato, classe 1987, campione italiano degli Elite, vincitore della Ciociarissima e del Gran Premio di Capodarco, promette sicure soddisfazioni. Nel futuro spero che vengano dei buoni risultati e sicuramente le mie aspettative sono molto alte perché ci tengo a far bene e soprattutto per coloro che sono venuti qui stasera. Io darò il massimo e spero i risultati vengano e che l'anno prossimo possiamo fare una festa ancora più grande. L'affetto dei sostenitori è importantissimo per uno sportivo emergente e d'altra parte un corridore umile e generoso come Matteo ha davvero tanto da dare in cambio. Io penso senz'altro che sia una cosa assolutamente positiva, perché il fatto che un atleta sa di avere dietro di lui persone che gli vogliono bene, persone che comunque lo sostengono nelle sue attività e sa che conta su amici veri, secondo me è un fatto fondamentale. Credo che fa dello sport un vero esempio di umanità, credo che questo sia fondamentale per un atleta, sentirsi appoggiato e non sentirsi solo. È un ciclismo che sta un po' cambiando volto, punta tanto su quelle che sono le forze giovani, sulla loro determinazione, la loro voglia di fare il sacrificio e di trasmettere quello che è il bello di questo sport. Matteo è un ragazzo giovane con grossissime capacità e quindi, che dire, è solamente può portare un'onda positiva a questo movimento. Tanti i progetti del fan club di Matteo Busato, dalle trasferte in pullman per seguire le corse, primo appuntamento il 29 marzo in Emilia-Romagna, a imprese più ambiziose, come il sogno di ospitare a Resana una tappa del Giro d'Italia. Intanto Matteo si esercita a diventare campione anche con la bottiglia di spumante, ma l'inesperienza ha la meglio e il tappo si rompe. Poco male, ancora un po' di pazienza e annaffiare i compagni dopo la vittoria diventerà una consuetudine.